Partito questa mattina nell'ambito della seconda edizione di Scuola Viva il progetto Il Castello sotto i riflettori per la promozione del territorio inteso come fruizione del patrimonio artistico, culturale ed ambientale. 240 i ragazzi impegnati in 8 laboratori, pronti a recepire i cambiamenti del mercato occupazionale ed a spendere le competenze innovative e tecnologiche acquisite cercando di valorizzare il tessuto economico e sociale del territorio e delle imprese. Il Castello sotto riflettori rientra nel finanziamento del programma Scuola Viva un po' regionale ed è la seconda annualità che vede la scuola, soprattutto la scuola primaria, impegnata nella realizzazione di queste attività. Sono praticamente 8 moduli che impegnano i ragazzi nei laboratori di teatro, di danza, di canto, di ceramica, di utilizzo della stampante 3D, di utilizzo dei robot educativi e che si immerge nella storia anche attraverso l'utilizzo del laboratorio di ceramica per ricreare oggetti di ceramica del nostro territorio e vuole coinvolgere ben 240 alunni della nostra scuola, soprattutto della primaria, ma anche un gruppo della scuola media, per la realizzazione di una manifestazione finale che vede rappresentato tutta quella che è l'essenza del nostro territorio. Ecco, questi laboratori possono essere un'apertura verso il mondo del lavoro? I nostri laboratori sono estremamente operativi, i ragazzi nel laboratorio di ceramica lavorano con esperti della ceramica, noi abbiamo una convenzione con l'associazione Ceramiche Pregiate di Cava dei Tirreni e i loro esperti insieme ai ragazzi producono manufatti, ma soprattutto i laboratori servono a far scoprire ai ragazzi la loro vocazione, oltre che a dare un'occhiata al territorio, perché il fulcro del nostro progetto è proprio il teatro, il Castello Fienga, quindi la parte diciamo anche un po' rappresentativa del nostro territorio e servono a mostrare loro come si può operare all'interno di una realtà già esistente che vedono tutti i giorni per poterla ricreare e riproporre sotto le varie forme artistiche. Un'apertura al territorio della scuola verso nuove attività per un'offerta extracurricolare che noi offriamo alla nostra utenza. Il progetto Scuola Viva, questa è la seconda annualità come avete sottolineato, in collaborazione con il Cuomo Milone, sempre di Nocera Inferiore, articolato in 8 moduli con dei partner e degli esperti di altissimo valore professionale e culturale. Questo servirà ai nostri alunni per avere accesso ad altre attività formative che saranno sicuramente utili per una ricaduta anche sugli apprendimenti curricolari. La differenza tra i PON e POR e il mondo del lavoro, può esserci un'apertura, c'è una connessione? Sicuramente c'è una connessione con il mondo del lavoro, ovviamente noi lavorando alla scuola primaria è ancora presto parlare di mondo del lavoro, però sicuramente un orientamento professionale può essere dato grazie anche a queste attività proposte dalla scuola e con la collaborazione della Regione Campania.